Benvenuti a Filo per Filo TG. Solo notizie che non fanno notizia, ma notizie interessanti. Siamo oggi a Sant'Arcangelo di Romagna per aggiornarvi sui primi eventi del nostro festival. Melissa, come vanno gli aggiornamenti lì? E chi è quel soggetto al tuo fianco? Buongiorno a tutti, ci troviamo qui con Lorenzo Foglietti, grande critico teatrale. Il 5 maggio ci sarà qui Antonio Catalano. Ma chi è Antonio Catalano? Vorrei leggervi questa frase. Un artista vero, e non uno la cui professione borghese sia l'arte. Uno predestinato e condannato, sì, lo si riconosce tra mille, anche con uno sguardo Melissa, non molto esperto. Nel molto suo viso si legge il senso dell'isolamento, sì, e dell'estraneità, la consapevolezza di essere riconosciuto e osservato. Siamo costretti ad interrompere il collegamento perché siamo in diretta con Antonio Catalano. Speriamo che ci vada meglio. Sì, Antonio, buonasera. Ma ci dica, chi è Antonio Catalano? Antonio Catalano, io direi molto sinteticamente, secondo me è un personaggio che pensa con le mani, è sostanzialmente, profondamente, alla fine un artigiano delle parole, un artigiano della pittura, un artigiano della scultura, un artigiano che costruisce mondi. Ci dica, Antonio, cosa succederà il 5 maggio a Sant'Arcangelo? Il 5 maggio a Sant'Arcangelo io farò una passeggiata con delle valigie che si chiama passeggiate, piccole passeggiate per sgranchirsi l'anima. Quindi prenderò una parte del pubblico, gli darò una valigia, nella valigia c'è il kit necessario per affrontare un piccolo viaggio. In questo viaggio io racconterò una storia. Avremo delle tappe e in queste tappe, a parte di tutti, ho poi delle tappe e in queste tappe io racconterò storie. E gli spettatori apriranno queste valigie e dentro ci sarà il necessario per dare una mano a raccontare queste storie, quindi spettatori attivi. Grazie Antonio. Ricordiamo ai nostri telespettatori che gli spettacoli inizieranno il 6 maggio con Naviganti. Sempre il 6 maggio alla Biblioteca Baldini, alle ore 11, proiezione in prima assoluta di Filosofare Più, un documentario sul pensiero infantile. Per ora è tutto. Arrivederci per i prossimi appuntamenti. Filo per filo, segno per segno.